Bentornati su Memovia. Oggi vediamo 5 trucchi per studiare velocemente e bene aumentando la comprensione del testo. Io oggi mi sono seduto alla mia scrivania, ho aperto il libro e ho iniziato a leggere con tutta la concentrazione possibile. Dopo 10 minuti mi sono fermato perché buio totale, non avevo capito niente. Perché succede questo? Lo vediamo insieme tra poco. E riassumiamo qui dentro questi 5 trucchi perché così riusciremo sicuramente a ridurre di almeno un'ora il tempo di studio giornaliero e procederemo spediti e inarrestabili come le macchinette trinciacarta degli uffici americani. No, a parte gli scherzi, però sono importantissimi, li vediamo perché aumentare la comprensione del testo già in prima lettura l'abbiamo scoperto all'interno del corso Memovia Origin con gli altri allievi, è lo strumento principale, fondamentale per diminuire le ore di studio e anche per ricordare di più. E se l'argomento ti interessa iscriviti al canale perché, come sai, ci sono e ci saranno un sacco di video. Il nostro modo di leggere deve essere diverso da quello che abbiamo fatto finora, deve essere naturale perché la lettura è una cosa naturale per l'occhio e per il cervello umano. Efficace, che significa che quando leggo una cosa poi la devo capire, interiorizzare a parole mie, non lo posso portare dentro come sta scritto nel libro, e non ci devono essere perdite di tempo, preletture, domande preliminari, indagini sull'argomento o sull'autore, perché a noi interessa leggere, come abbiamo detto, subito e capire subito alla prima lettura. Messe in chiaro queste cose, per capire a parole nostre, la prima cosa da fare è farsi delle domande, scrivere qualcosa su un foglio e rivederla appena hai finito di scriverla. Te lo devi immaginare come se fosse un primo appuntamento al ristorante. Esci col tuo partner, gli fai delle domande, ti terrai a mente delle cose. Non è che stai attento a come stai seduto, come parla, a sottolineare quello che dice, a scriverti quello che dice. All'inizio cerchi di carpire le cose importanti da quello che ti sta dicendo la prima volta che te lo dice. Solo in casi eccezionali glielo richiederai. Della comprensione del testo come se fosse il primo appuntamento ne abbiamo parlato nel capitolo dedicato alla comprensione nel libro I tre mostri da uccidere all'esame. E quindi stiamo immaginando uno scambio di chiacchiere, di domande e risposte con la persona che hai di fronte. Questo ti permette di aumentare la conoscenza verso quella persona. Bene, devi fare la stessa cosa col libro, gli devi fare le domande, lui ti dà le risposte e tu prendi le cose importanti che ti dice e te le fissi perché ti serviranno in futuro. Come te le fissi? Coi riassunti, come facevo io quando ero alle superiori, che stavo attento pure a come scrivevo, alla grafia, al colore delle penne? No. Allora te le fissi con la sottolineatura, con colori diversi, oppure sottolineando le parole chiave, oppure col righello? No. Io lo ammetto che non sono un amante della scrittura, perché da ragazzino facevo questi riassunti interminabili, però non sono nemmeno un amante adesso degli schemi e dei riassunti fatti male, più lunghi dell'originale. Se dobbiamo farli, se ci servono davvero, almeno scegliamo di appuntare le cose giuste nel modo giusto. E quindi risparmiamoci 100-200 foglie esame e almeno, come dicevamo, un'ora di studio al giorno e scriviamo ogni concetto importante in una sola riga. E abbiamo già parlato in un altro video, ti lascio il link in descrizione. Quando leggo nel libro una cosa importante, devo riformulare a parole mie. La riformulazione è la magia che permette la maggiore comprensione del testo, ma anche la maggior ritenzione, mi ricordo di più. Quindi questo ti dà un'altra indicazione importante, lascia perdere sia le parole chiave e lascia perdere la legge di Pareto dell'80-20, che coi libri non c'entra niente. E una volta che le ho appuntate, che faccio? Le lascio lì sul quaderno, sul foglio o dentro la mia testa, tutte sparse e disseminate come un puzzle scomposto? No, la domanda non è solo che cosa mi sta dicendo il libro, ma anche come si collega quello che ho appena letto con quello che ho letto in precedenza. Ma questo filo d'Arianna della comprensione del ricordo non si crea immediatamente, magicamente, bisogna aspettare un po', abbiamo bisogno di tempo, cioè il nostro cervello ha bisogno dei suoi tempi per capire le cose che sta leggendo e quali sono le relazioni tra quello che ha letto e il passato. Vuol dire che il tuo cervello ti sta dicendo rallenta, fermati, abbiamo messo troppe cose dentro, dammi il tempo di capirle e di metterle in rete in relazione con quelle che abbiamo letto prima. Ah, un'ultima cosa, chi l'ha detto che non bisogna parlare ad alta voce mentre si studia? Anzi, bisogna spiegare ad alta voce quello che si è letto nel libro, a patto che lo si faccia senza guardare il libro. Questo probabilmente non lo puoi fare in biblioteca o al bar
bar o in mezzo all'altra gente perché li disturbi e te piano per matto, però sicuramente lo puoi fare quando sei da sola o da solo e ti darà un enorme potere di comprensione del testo già la prima volta che lo guardi. Ma è una cosa faticosa questa di leggere, capire, appuntare, selezionare e collegare a quello che ho letto nel passato. Mi veniva molto più facile prendere l'evidenziatore, sottolineare tutto, oppure con colori diversi, oppure fare i mega riassunti. Ed è vero, facevi meno fatica. Ed è per quello che poi alla fine terminavi il libro e non ti ricordavi niente. Quindi se le cose che studi in prima lettura te le vuoi capire subito, ricordare subito, non le vuoi perdere in futuro, devi mettere il tuo cervello un po' in difficoltà, ti devi letteralmente stancare mentre studi la prima volta. Pensa che siamo riusciti a quantificare che solo utilizzando le cose che abbiamo detto in questo video si risparmiano fra le 300 e le 1100 ore di studio universitario all'anno. Senti, ma sarà un caso che tutte le cose che spieghiamo agli altri ce le ricordiamo più facilmente per più tempo rispetto a quelle che studiamo da soli a casa con i nostri evidenziatori, i nostri riassunti e schemetti? No, e infatti spero che questo video ti abbia dato tutti gli strumenti per aumentare la comprensione del testo e per studiare bene e velocemente attraverso questi 5 trucchi. Ce ne saranno tanti altri, quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere tutti gli altri trucchi per fare le cose velocemente. Metti un like, un cuoricino se il video ti è piaciuto e condividilo con chi vuoi, ma soprattutto scrivimi qui sotto nei commenti quali di questi 5 trucchi ti sembra più utile per aumentare la comprensione del testo e dammi qualche consiglio per i prossimi argomenti da trattare. Io ti rispondo sempre, e mentre mi iscrivi e ti iscrivi al canale, io continuo a studiare e ci vediamo qui molto presto.